partita all'interno dell'ULS 20 e 22 il 21 maggio scorso una campagna di screening sierologico per la prevenzione della leishmaniosi canina. Sì, è una campagna che continuerà fino al 21 giugno e è importante per capire la prevalenza di questa malattia, cioè la presenza di animali infetti nel territorio. L'abbiamo rilevata ancora negli anni 90 e l'abbiamo rilevata appena fuori Verona, sopra le colline veronesi. Abbiamo trovato una prevalenza non molto alta, un 3-3,5%, però con gli anni si è diffusa arrivando nei confini est ed ovest della provincia, sempre nella zona collinare. Per cui è importante dopo 10 anni capire quanti animali o perlomeno stimare quanti animali possono essere positivi. Com'è possibile ridurre la diffusione dell'infezione? Il flebotomo è l'insetto che veicola la malattia, è un insetto ematofago, quindi ha la necessità di nutrirsi del sangue dell'animale ospite. Ridurre il rischio della puntura dell'insetto sul cane è un elemento importante, anzi fondamentale, per ridurre il rischio della malattia. Attraverso l'utilizzo di dispositivi repellenti, impregnati di sostanze repellenti nei confronti del flebotomo, riusciamo ad evitare che la malattia si possa trasmettere dall'animale infetto all'animale sano. E vengono utilizzati sia prodotti spray, sia prodotti per collare e sia prodotti con delle gocce che vengono distribuite sul pelo dell'animale. Hanno una durata differente di protezione, per cui occorre pensarci per tempo sia per la sostituzione del dispositivo di protezione e anche nell'anticipare il tempo in cui il dispositivo viene utilizzato. Per questo motivo è partito lo screening. Quando ci siamo resi conto, e lo abbiamo fatto in sinergia come AS20 e AS22, abbiamo visto che la malattia si è estesa praticamente ai confini delle nostre aziende, verso il lago di Garda e verso la Val d'Alpone. Allora abbiamo coinvolto in questa iniziativa l'Istituto Zooprofilattico, l'Università di Padova, naturalmente la Regione Veneto e l'Ordine Provinciale di Verona. Con questa forza e con questa collaborazione abbiamo convocato tutti i veterinari liberi professionisti, ci siamo messi in contatto con loro perché l'obiettivo, e vista la grande disponibilità dei colleghi, l'obiettivo è proprio quello di avere dei dati epidemiologici e affrontare la malattia con dei dati precisi.